Amici sportivi, benvenuti al Centro Sportivo Romagna Centro di Martorano per Romagna Centro Sasso Marconi, 18ª e penultima giornata del campionato di Serie D Girone D, penultima giornata ovviamente del girone d'andata. Alto batte, ribatte a centrocampo con il Sasso Marconi che adesso prova una nuova sortita offensiva. Bello il pallone nello spazio di Benatti per Cattabriga che temporeggio. Ce l'ha per crossare dal fondo, ecco il pallone interessante, Noselli, Sarini, strepitoso intervento, poi Noselli, la sradica su Rossi che è stato qui poco attento. Qui sbaglia Longhi, allora attenzione a Lorusso che la mette in mezzo, l'arpiona Galassi, poi pallone in mezzo, troppo lungo verso Cortesi che però la tiene in campo. Chiede palla a Tola, Cortesi va via, ce l'ha sul sinistro, la tiene lì Monari che sembrava stesse per perderla. Zamagni a campo per accentrarsi, arriva adesso Gori cambia dove c'è Casadei, si sgancia anche Lorusso sulla sinistra, Casadei invece cerca il tiro e Monari la mette in calcio d'angolo. Che conclusione di Casadei che ha sfiorato il secondo gol consecutivo. Gori per Tola. Tola che si gira. Ci guarda in mezzo anche per Tola. Dentro per Cecconi di testa. Il miracolo e poi Casadei. Casadei. Secondo gol consecutivo per il bomber della Juniores. Prodotto del vivaio. 1-0 ancora Casadei. Allontanata adesso da Lorusso che chiama in causa Casadei per Cecconi. Può andare Cecconi uno contro uno con Galassi che lo porta verso la bandierina, raddoppio ai suoi danni. Cecconi alla fine riesce comunque a mettere in mezzo Prati dentro il pallone per Cortesi che non trova la porta, da pochi passi, occasionissima per il Romagna Centro al 22esimo. Brunetti, chiusura importantissima perché erano in tre a scattare da quella parte nel Sasso Marconi, qui poi Casadei va a servire Tola che c'era di 20 metri, va in da Cecconi, palla chiesta ancora lì, Cecconi! È 2-0 per il Romagna Centro al 32esimo della ripresa. Attenzione a Cortesi, ce l'ha sul sinistro, cerca lo spazio, va da Prati, ai 20 metri, Prati controlla, va da Lorusso, posizione regolare, Lorusso! È 3-0 di Lorusso, che torna a segnare, l'aveva già fatto col Trestina, lo fa anche oggi, una fiammata del Romagna Centro, che a momenti non attaccava neanche più, però quando è tornato su, alla fine è riuscito ad arrivare al gol, ce l'ha fatta anche Lorusso che si è inserito alla grande. 38esimo. Bravo Loru! Rinuncia anche a pressare il Sasso Marconi. KO tecnico inflitto dal Romagna Centro al Sasso Marconi. Romagna Centro torna alla vittoria che mancava dal 1° novembre, da 5 partite. E sconfigge il Sasso Marconi per 3-0, gol maturati tutti nella ripresa. Casadei al 14esimo, Cecconi al 32esimo, Lorusso al 38esimo. E allora non mi resta